diciamo che le iniziative a Colle del Metauro sono tantissime. E allora qual è l'idea che abbiamo avuto quest'estate per aprirli al grande pubblico? Quella di realizzare iniziative mirate ai giovani, giovanissimi e ai bambini. L'abbiamo proprio chiamato Assalto ai Borghi, dove ci saranno delle rievocazioni storiche tutti i mercoledì, iniziando già da domani. Uno per ogni borgo, quindi Barnis, Rungarina, Saltara, Montemaggiore, Pozzuolo, dove tanti bambini parteciperanno anche in maniera, diciamo così, rievocativa, con costumi d'epoca, eccetera, e porteranno ovviamente quindi in questi luoghi anche le loro famiglie, i loro familiari, potranno viverli, conoscerli, scoprirli e scoprire anche quanto di bello, di buono c'è all'interno di questi borghi. Quindi una bella iniziativa che adesso meglio di me qualcun altro spiegherà proprio anche l'essenza di questa cosa, ma la cosa particolare che a me interessa molto proprio è far rivivere i borghi storici di Colle del Metauro. Noi invitiamo tutti i bambini a raggiungerci ogni settimana in un borgo, daremo delle casacche da guerriero a questi bambini, li faremo realizzare degli accessori e poi con degli animatori, degli attori, gli amici della compagnia Jolly Roger, li porteremo in alcuni borghi a visitare degli angoli fantastici. C'è un percorso che noi faremo fare ai bambini con la scusa del gioco: una volta gli diamo delle pile, una volta gli diamo delle corde, una volta gli diamo delle prove a superare, li faremo giocare. Con l'occasione i nostri attori animatori gli daranno delle nozioni storiche. I genitori e le famiglie scopriranno che ci sono degli angoli fantastici, dei punti di gastronomia, di turismo e di cultura. Gli faremo conoscere anche dei monumenti sconosciuti ai più e li faremo divertire. La cosa importante è che non costa nulla, si inizia alle ore 21. La sequenza è la prima settimana a Bargni, poi abbiamo Saltara, Serungarina, Montemaggiore e Pozzuolo. Chi farà tutti i borghi sarà veramente un grande guerriero, avrà una tesserina con dei punti, non costa nulla, ci sono dei gadget. Ringraziamo chiaramente Colle del Metauro per averci permesso di mettere in piedi questo e anche gli sponsor che daranno dei gadget ai bambini.